Scuola Mascione ormai addirittura d'arrivo a giorni, o meglio ad ore, la pubblicazione del bando. Sì, chiudiamo un'altra vicenda, la ricostruzione della scuola di Mascione. Probabilmente oggi pubblicheremo il bando per l'abbattimento e la costruzione della nuova scuola, e quindi entro la fine di quest'anno o i primi giorni dell'anno prossimo avremo anche a Mascione una nuova scuola. Stiamo parlando del più grande piano costruttivo di nuove scuole nella città di Campobasso, di cui vi farò subito anche l'elenco, e del più grande piano di ricognizione sulle scuole della città. Abbiamo fatto una ricognizione unitamente all'Unimol, unitamente all'Università di Tor Vergata, per capire lo stato complessivo delle nostre scuole. In base a questo ci stiamo orientando nella spesa. Abbiamo già iniziato a ricostruire la Don Milani, abbiamo il bando che pubblicheremo appunto tra oggi e domani che riguarderà Mascione, abbiamo in itinere la progettazione della scuola di Via Crispi. Ancora ieri abbiamo aperto all'Open Day la nuova scuola Montini presso la zona industriale, abbiamo pubblicato il bando in provincia per la costruzione del nuovo Galanti, quindi sono azioni che si stanno concludendo, abbiamo pubblicato nei giorni passati il bando per l'ultimazione di una struttura sportiva scolastica presso l'IPIA di via San Giovanni, fra qualche giorno apriremo la palestra struttura scolastica al servizio del Galanti, al servizio della città, quindi per dire quanto è vasto il programma costruttivo che abbiamo avviato in questi pochi anni. Ancora nei prossimi giorni pubblicheremo i concorsi di idea che riguarderanno i poli didattici di Vazzieri, Via Crispi e del quartiere centrale. Che caratteristiche avrà la nuova scuola di Mascione? Intanto sarà una struttura antisismica, manco a dirlo, è una ovvietà che ribadisco, ma sarà una struttura in acciaio e muratura, sarà una struttura che avrà capacità di dare risposta ai livelli, alle esigenze formative dei ragazzi, ma anche risposta sociale alla popolazione del luogo. Quella scuola è collocata in un contesto, nel contesto di una contrada di Campobasso molto popolosa, quindi abbiamo bisogno che la risposta formativa sia unita alla risposta sociale che dobbiamo a quella zona della città.